sono maiardi di unirsi. Unirsi ha organizzato questo incontro. E allora direi, dal fatto che l'ha organizzato Unirsi, capiamo il senso di questo incontro. Unirsi, voi sapete tutti, è una rete di associazioni di cittadini che ha lo scopo di tenere desta l'attenzione della città sui problemi della città, sulla realtà della città, convinta che il bene della nostra comunità cittadina sia un grado alto di partecipazione, un grado alto di condivisione, un grado alto di assunzione ognuno delle proprie responsabilità. Ecco, la città, noi diciamo, non è un'azienda. Non è un'azienda che deve mirare solamente così all'efficienza e al maggior guadagno economico. Non ha bisogno solo di un grande manager, ha bisogno soprattutto della condivisione, della partecipazione. Abbiamo bisogno di fare nostri i problemi della città, di condividerli, di farcene carico. Ecco, questo è il senso di unirsi. E allora, di fronte a un problema come quello che vorremmo affrontare questa sera, direi che la spiegazione è molto breve, perché questo è un problema, secondo noi, che è tipico, specifico, caratteristico della nostra città. Ed esprime una realtà molto significativa sotto questo aspetto della necessità di condivisione, di partecipazione. E noi lo vorremmo guardare, questo problema, il luogo ce lo dice, il luogo abbiamo scelto non una sala impersonale, fredda, abbiamo scelto, è la prima volta che lo facciamo, abbiamo scelto un luogo conviviale, ecco, in cui si può ascoltare, si può parlare, ma si può anche consumare, si può anche mangiare insieme, bere insieme, e penso che questa sera lo faremo anche, qualcuno lo farà. Ecco, lo vorremmo fare, vorremmo affrontare questo problema con la preoccupazione di cercare, di aiutarci a cercare il maggior bene per la nostra comunità cittadina. Sicuramente non è un bene per la città l'accentuazione dei conflitti. Quindi non vorremmo con questo incontro accentuare i motivi di conflitto, vorremmo con questo incontro accentuare e accrescere i motivi di condivisione, di comprensione reciproca. Ho detto una cosa ovvia, eh? Non ho detto una cosa eccezionale. Credo, insomma. Va bene, ecco. Parliamo del volontariato sportivo a Bologna. Ecco, il volontariato sportivo a Bologna, voi lo sapete meglio di me, perché io non ne faccio parte, io l'ho solamente visto dall'esterno. Ha una lunga storia a Bologna, esprime una realtà molto ampia, molto, molto variegata. Sicuramente il volontariato sportivo a Bologna non può essere ricondotto sotto un unico colore politico. Esprime veramente una molteplicità. Grazie al volontariato sportivo, credo di poterlo dire perché ormai con le testimonianze, sono testimonianze abbastanza sperimentate, ecco, grazie al volontariato sportivo sono nati a Bologna, sono stati costruiti, si sono ampliati, ecco, a Bologna si sono stati gestiti, molti centri sportivi che sono stati aperti al pubblico. Ecco, e questi centri sportivi hanno sicuramente espresso, hanno prodotto, hanno creato degli ambiti di vita per la città in cui il comune è riuscito attraverso questi centri a erogare un servizio ai cittadini, un servizio molto richiesto. Ecco, questi centri di vita hanno messo insieme, questa è la caratteristica che a noi interessa, hanno messo insieme dei cittadini, volontariato sportivo, che ha costruito dei servizi e ha offerto dei servizi, e dei cittadini, molti cittadini, soprattutto giovani, che hanno fruito di questi servizi. È stato un incontro di diverse componenti della città che si sono serviti a vicenda. Questo, secondo me, è un grosso bene per la città di cui la città deve essere gelosa. Questo è un bel modo di vivere la città e direi che non può essere considerato un fatto contingente, un fatto di cui si può fare a meno. È un fatto caratteristico che sarebbe bello che si ripetesse nella nostra città in molti altri ambiti. Cittadini che offrono dei servizi, che organizzano, gestiscono dei servizi e sono servizi pubblici, aperti a tutti, e cittadini che ne usufruiscono. Ma siccome si tratta di servizi pubblici,
in cui il comune deve garantire la qualità, deve garantire l'accesso a tutti, e si tratta anche di servizi che hanno un contenuto economico, non c'è dubbio, lo dobbiamo tutti quanti riconoscere, che il comune debba regolarne la gestione attraverso l'assegnazione a gestori, ecco. E con procedure che garantiscono la trasparenza. Si tratta di servizi pubblici che devono essere accessibili a tutti, che devono rispondere a una domanda pubblica. E questa assegnazione dei servizi sicuramente, non è questo che si possa contestare, credo, sicuramente deve avvenire in forma trasparente attraverso dei bandi, attraverso delle gare. Ecco, da qui nasce la situazione che ha portato l'interesse a questo problema. Ormai da qualche mese la città si sta interessando a questo. Probabilmente la città se ne è resa conto relativamente. Finora se ne sono resi conto solamente gli addetti ai lavori. Probabilmente gran parte della città non ne ha capito il senso e il significato. Ciò che noi ci domandiamo questa sera, al di là dell'episodio specifico che ha portato a rovinare dei rapporti, che ha portato a che ha reso difficili dei rapporti, ma di cui non vogliamo occuparci questa sera, è quello che è scritto nel volantino. È se il volontariato sportivo ha ancora un servizio da svolgere alla città. Se questa esigenza di rendere servizi accessibili a tutti, di qualità, possa vedere ancora impegnato il volontariato sportivo. Ecco, se i bandi, ci chiediamo, per l'assegnazione dei servizi debbono privilegiare necessariamente, in maniera prevalente, l'aspetto economico, a scapito a volte della effettiva possibilità di offrire un ampio servizio che interessi tutti gli sport, anche quelli più poveri, quelli che hanno meno contenuto economico. Ecco, dicevo prima, il comune non è un'azienda, allora di questo si deve preoccupare, quindi non è solo forse il criterio economico. Allora, come si può conciliare però un criterio necessariamente economico, perché il comune deve risparmiare, con la esigenza del coinvolgimento, della partecipazione? Ecco, qui abbiamo radunato questa sera a parlare di questo, di questo problema che è stato portato alla ribalta della città da episodi concreti, in cui non vorremmo fare polemica questa sera. Qui abbiamo chiamato a parlarne un po' tutti quanti i soggetti. Abbiamo chiamato l'assessore Patullo, che ringraziamo di essere venuta qui fra noi, l'assessore Strada, che ecco, rappresentano le istituzioni comune e provincia, che devono garantire i servizi, devono garantire la qualità dei servizi, devono garantire che questi servizi siano accessibili a tutti, accessibili da parte di tutti. Ecco, e quindi sono loro che devono stabilire le modalità di gestione, le modalità di assegnazione dei servizi. Poi ci sono i responsabili dello sport, dei vari sport, perché abbiamo il CONI, abbiamo l'UISP, abbiamo il CSI, ecco. E poi abbiamo i responsabili del volontariato sportivo, dell'associazionismo sportivo, che hanno lunga storia a Bologna. Ecco, noi vorremmo che da questo confronto, e abbiamo previsto nel nostro programmino che spazio un po' per tutti, quindi poi dovremo contenere un po' i tempi anche degli interventi, vorremmo, ecco, che ne venisse fuori un confronto che ci aiutasse a capire, ma anche con un po' di presunzione, che ci aiutasse a vedere. Non è che dobbiamo scegliere noi queste cose, ma dobbiamo aiutare chi deve sceglierle a trovare la strada giusta. Con un po' di presunzione dico, vorremmo aiutarci a vedere qual è la linea politica, la scelta politica da fare, perché questo di cui parliamo non sono cose tecniche, sono cose politiche. Cioè, lo scegliere di fare un servizio in un certo modo o farlo in un altro, farlo gestire in un modo o farlo in un altro, non è una scelta tecnica. Non è solo una scelta economica, è una scelta politica, perché ha a che fare con l'offerta del servizio alla città, della disponibilità del servizio per la città. Quindi queste sono scelte politiche. Allora noi vorremmo, con un po' di presunzione, aver creato un ambiente che ci aiuta anche, aiuta chi deve fare queste scelte, a fare delle scelte politiche giuste. Ecco, è chiaro che queste scelte competono agli amministratori,
competono al governo della città. Poi quindi faremo parlare un po' tutti questi protagonisti, a cominciare dagli assessori, poi vorremmo aprire al pubblico. Ecco, noi chiuderemo questa sera non tirando qui delle conclusioni. Le conclusioni se le deve tirare ognuno per la sua competenza, gli assessori per la loro competenza, i responsabili dello sport per la loro competenza. Non siamo qui per concludere, per decidere, siamo qui per confrontarci, per capire, per fare tutti quanti un passo avanti. Speriamo di poterlo fare in un clima di familiarità e di, non familiarità, diciamo, di solidarietà, ecco, di così, quel clima che abbiamo cercato di creare anche con l'ambiente. Ecco, unirsi vorrebbe proprio veramente avere l'autorevolezza nel fare queste cose, e ha tanto più autorevolezza quanto più riesce a coinvolgere pezzi della città. Ecco, di qui il discorso dell'adesione. Non siamo a cercare soldi e persone. Ecco, crediamo di rendere un buon servizio alla città. Quindi ringraziamo e direi che diamo la parola subito all'assessore Patullo. Buonasera a tutti, io naturalmente inizio con un ringraziamento alla rete di Unirsi per questo invito, un ringraziamento per l'organizzazione di questa serata, ma soprattutto un ringraziamento perché io credo importante per una città come la nostra che una rete di associazioni comunque si ponga sempre il tema di che cosa sta succedendo e creare le occasioni per capirsi meglio sono sicuramente svolgere un ruolo politico estremamente importante per chi ha a cuore la sua città, ma non solo. Allora, io non ho preparato un intervento strutturato perché vorrei fare dei brevissimi accenni a tutta una serie di cose che sono successe e anche ad alcune che mi auguro, spero, in tempi brevi possano succedere. E quindi darò dei flash su partendo da che cosa. Durante la campagna elettorale furono fatti una serie di assemblee con il mondo sportivo, furono da parte del sindaco incontrate associazioni, visitato impianti, fu stilato un programma su cui il sindaco chiese il voto. Quel programma e quello, non altri, furono trasformati nel documento del programma di mandato. Quindi l'assessore aveva il compito di rispondere a quello che i cittadini e nel nostro caso il mondo sportivo di questa città aveva chiesto all'amministrazione, alla futura amministrazione. Che cosa era stato chiesto durante la campagna elettorale? Di fermare l'ipotesi che per quanto riguardava le piscine era già stata fatta da parte dell'assessore che mi ha preceduto e che sicuramente avrebbe successivamente avuto uno sviluppo anche sugli impianti di terra e non solo su quelli di acqua, e cioè una trasformazione che andava nel senso di privatizzare nel senso di cedere a terzi l'impiantistica, sicuramente di acqua, perché il bando era già stato fatto in quell'ottica. Successivamente, secondo me, ovviamente sarebbe arrivato anche su quelli di terra, affidare a terzi l'impiantistica della città e tutto il risparmio economico derivante dalla non più gestione da parte del Comune di Bologna restituirlo ai cittadini sotto forma di buoni sport. Adesso, io sono un po' comunista, quindi la dico in maniera molto tranquilla, io sono contraria ai buoni per principio. So che qualcuno in questa stanza, questa sera, forse non condividerà questa mia affermazione. Io credo che uno Stato moderno, democratico, debba fare operazioni di redistribuzione del reddito per creare situazioni di equità sociale e non mantenere divisa la società in ricchi e poveri e ai poveri elargire i buoni. Quindi ovviamente era una politica completamente diversa, veniva chiesto alla nuova amministrazione di tornare ad una precisa
scelta di mantenere gli impianti pubblici gestiti da Comune di Bologna, ovviamente non in una gestione diretta, purtroppo non è mai possibile tornare indietro e non sarebbe neanche giusto con l'evoluzione che c'è stata su non solo il volontariato sportivo ma tutto il lavoro del terzo settore, sarebbe impossibile ipotizzare un ritorno ad una gestione con dipendenti comunali, non sarebbe possibile economicamente, non sarebbe funzionale neanche per il tipo di vita che i nostri giovani oggi affrontano, che è sicuramente diverso da quella della mia generazione. Il lavoro precario induce comunque anche i giovani ad avere dei ritmi di vita e degli orari di vita completamente diversi e quindi non potremmo certo vincolare gli orari delle palestre agli orari dei dipendenti comunali. Quindi tornare ad una situazione comunque di mantenimento in mano pubblica o mantenere in mano pubblica gli impianti sportivi. Io vorrei, l'ho già detto in altre sedi, ma siccome vedo tante facce nuove questa sera, io vorrei sottolineare che la scelta di mantenere in mano pubblica gli impianti di questa città nella spesa corrente del Comune di Bologna ha un valore di circa 3 milioni di euro ogni anno in spesa corrente. Quindi voi capite che è una cifra importante, una cifra considerevole, che non è più come nel passato dedicata solo agli impianti di acqua. Perché nel bando che l'assessorato in questo caso direttamente ha fatto, a differenza di quelli di terra che sono stati fatti dai quartieri che ne hanno la competenza, noi continuiamo a avere circa 1,3 milioni di euro all'anno sull'impiantistica di acqua, ma con un bando che ha messo a carico di chi gestisce le piscine di questa città di circa 2 milioni di euro. Io vi invito, adesso succederà anche nelle altre piscine, le tempistiche sono diverse, io vi invito a così passare allo Spiraglio, vi capiterà di vedere un impianto abbastanza in ordine, in alcune cose completamente rinnovato, ovviamente con l'apporto del gestore o dei gestori in questo caso e non a carico del Comune di Bologna. Una delle ipotesi che veniva fuori dall'ascolto che c'era stato con ovviamente chi si occupava di sport in questa città, anche nel regolamento dell'impiantistica sportiva di terra noi abbiamo ipotizzato qualcosa di simile. Siccome però una delle prime frasi che mi aveva colpito ascoltando i gestori era: perché noi non vogliamo correre il rischio di doverci impegnare l'appartamento come a qualcuno di noi è successo, per gli impianti di terra abbiamo messo un tetto massimo di 9 anni, un tetto di importo che era pari alla metà del budget. Questo metteva al riparo o metterà al riparo chi vorrà gestire impianti con quella modalità che esiste solo nel regolamento del Comune di Bologna. Ve lo dico perché in questo anno in modo particolare ho avuto occasione di confrontarmi con i colleghi delle altre città, era una bella opportunità, purtroppo non siamo stati in grado né noi come amministrazione né i gestori di cogliere quella novità, però il primo esperimento di questo genere lo faremo sicuramente con il bando dell'antistadio. Quindi, come dicevo, bisognava da parte dell'assessore applicare quello che era stato deciso, mantenere gli impianti pubblici, lo abbiamo fatto, ve ne ho detto i costi, mantenere una relazione, riaprire un discorso con il mondo sportivo della città, lo abbiamo fatto. Io vedo qui delle persone che in questi 3 anni ho incontrato, alcuni con una cadenza forse anche bisettimanale, quindi mai si è interrotto nessun canale di comunicazione con il mondo sportivo. Io su questo vorrei tranquillizzarla, perché il regolamento è stato frutto di un dibattito all'interno dei quartieri con
i coordinatori dei quartieri, con tutti coloro che hanno voluto partecipare. Questo regolamento, il regolamento del Comune di Bologna, ha recepito esattamente ciò che il mondo sportivo e il mondo dell'associazionismo bolognese chiedeva. Noi abbiamo utilizzato il regolamento perché voi sapete meglio di me, non c'è possibilità di fare leggi per un comune. Io vorrei farvi sentire la differenza. Il regolamento del Comune di Bologna dice: la concessione in gestione degli impianti sportivi è riservata a società sportive, a federazioni del CONI, a società affiliate a enti di promozione sportiva, ad enti di promozione, ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative. Come vedete, è una frase categorica. Circoscrive con molta attenzione che alla gestione degli impianti di questa città partecipa il mondo sportivo, punto. Io lo chiamo mondo sportivo per essere sintetica. La legge regionale in questi giorni è stata, come dire, licenziata dalla Commissione Sport della Regione. La legge regionale dice: possono gestire gli impianti dei comuni in via preferenziale, quindi se qualcuno ritiene di fare altro ne ha la possibilità, il Comune di Bologna no, a società, ad associazioni sportive, dilettantistiche, di promozione sportiva, eccetera, eccetera. Lo stesso, esattamente con le stesse parole, in via preferenziale alle società e alle associazioni sportive, la legge nazionale. Quindi io credo che dall'incontro dell'amministrazione con chi ha gestito, chi ha utilizzato gli impianti del comune, dal punto di vista regolamentare abbiamo messo un paletto molto, ma molto importante. Dopodiché abbiamo fatto i bandi e qui arriva, come dire, il famoso tormentone, perché alcuni hanno ritenuto che impianti come quelli del Comune di Bologna potessero essere affidati con forme diverse da quello che noi chiamiamo bando, ma che non è un bando, punto. È un'altra cosa che dopo io vi leggerò. Naturalmente vi leggo le cose perché ho sempre così l'impressione a volte che parliamo ma non ci ascoltiamo. Quindi noi abbiamo fatto i bandi, bene, la legge regionale dice, ed è attuale, dice che si possono fare affidamenti diretti solo nel caso in cui c'è un unico impianto e un'unica società dentro la città, altrimenti bisogna fare esattamente quello che il Comune di Bologna ha fatto, cioè un bando di evidenza pubblica. Che cosa significa? Significa che a parte alcune eccezioni, una scelta del quartiere Savena sugli impianti di calcio, nessuno dei bandi di questo comune è stato fatto al massimo ribasso. Io vi leggo uno casuale. Il bando è stato fatto e valutato sull'offerta economica più vantaggiosa. I criteri erano il 70% sull'offerta tecnico-qualitativa, cioè che cosa intende fare il gestore in questo impianto che è proprietà della collettività, e solo il 30% sull'offerta economica. Che cosa significa offerta tecnico-qualitativa? Vi leggo i criteri che la Commissione in questo caso aveva stabilito. Modello organizzativo, non c'è dubbio che il volontariato era una delle possibilità di valutazione. Sicurezza, raccordo con le associazioni e i fruitori degli impianti sportivi. I fruitori sono le società che si reggono essenzialmente sul volontariato. Attività per giovani, bambini, adolescenti e diversamente abili. Esperienza nella gestione di impianti sportivi negli anni precedenti al 2002, quindi l'esperienza precedente è stata comunque valutata, poi alcuni l'hanno pesata col punteggio, altri l'hanno pesata ovviamente
i pesi potevano essere diversi, ampliamento dell'offerta, ampliamento delle attività sportive e ricreative, ampliamento e migliore funzionalità degli impianti, attività aggiuntive orientate all'integrazione socioculturale. Questi sono stati pesati. E nel caso che è citato nel vostro volantino, chi ha perso non sull'offerta economica, ma sull'offerta di qualità. Allora, il tema non è chi ha ragione, il tema è necessaria una riflessione anche sul mondo del volontariato, ma non per dire che non ha fatto la storia di questa città, ma ci mancherebbe pure, ma per dire che forse il fatto di avere 2000 associazioni di volontariato, che però hanno tutte un numero inferiore a 12 unità, qualcosa significa. Allora, qual è stato l'errore? L'errore è stato fare ciò che tutte le leggi dello Stato prevedono o prevederanno che sarà necessario? Qual è l'elemento che non ha funzionato? Io vi posso dire la mia, ed è stato, per esempio, qualcuno mi diceva nei vari, adesso passo di palo in frasca, qualcuno nei vari incontri successivi mi diceva: ma assessore, lei avrebbe dovuto intuire che forse per ogni centro ci poteva essere più di un concorrente. Devo dire che qualche senso di colpa mi era anche venuto, però chi conosceva la realtà sportiva e la realtà di gestione meglio dei gestori che incontravano gli assessori? E quanto mai qualcuno ha sollevato l'ipotesi che ci potesse essere in questa città qualcuno che si affacciava in questo mondo di gestione? Nessuno, anzi, una delle frasi ricorrenti nel mio ufficio, nell'ufficio del mio dirigente o anche in un'assemblea pubblica, io ricordo questa frase perché era anche un po' preoccupante: assessore, se noi non partecipiamo a bandi, nessuno parteciperà e le gare andranno deserte. Quindi, ahimè, un segnale che non avrebbe potuto cambiare ovviamente la scelta delle modalità del bando, ma questo segnale non è arrivato. Poi io dico due cose che non c'entrano con tutto questo tema, ma solo perché colgo l'occasione, visto che ci sono tante persone del mondo sportivo, dopodiché mi auguro che alla fine del dibattito ci sarà l'occasione per poter intervenire. Allora, io vedo il presidente del CONI che giustamente dal suo punto di vista mi dice sempre: a Bologna non si rimettono a posto gli impianti. La realtà è molto chiara, il Comune di Bologna ha una possibilità in questo anno di indebitamento di soli 18 milioni di euro, quindi sicuramente non c'è la possibilità con un tetto di questo genere di intervenire sull'impiantistica sportiva, per cui l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ha creato un piccolo gruppo di lavoro a cui io partecipo e, come dire, stiamo facendo una specie di pellegrinaggio per cercare di capire, o soprattutto per cercare di stimolare il nostro ministro dello sport a ragionare su un'ipotesi di un intervento straordinario sull'impiantistica sportiva della città. Guardate che la situazione di Bologna non è molto diversa da tutte le altre città, la nostra posizione è che i comuni, a fronte di leggi finanziarie che comunque continuano a mettere tetti di spesa, non sono in grado di intervenire in maniera importante sull'impiantistica sportiva. Questa è una delle strade che stiamo percorrendo, ma ce n'è anche un'altra. Abbiamo incontrato il presidente del credito sportivo, il ministro ha giustamente deciso di rinnovare questa unica banca pubblica che ormai è rimasta in Italia. Noi abbiamo chiesto al presidente, il nuovo presidente, fra l'altro scelto da un'esperienza bancaria, e questo
come dire, ci crea qualche attesa in positivo, noi abbiamo chiesto che gli interventi sull'impiantistica sportiva da parte del comune o da parte dei gestori laddove c'è la possibilità di farlo siano sottratte al tetto di spesa, o meglio al patto di stabilità per essere più chiara, perché altrimenti noi non siamo nelle condizioni di fare interventi importanti. E però, siccome non possiamo fare interventi importanti, abbiamo deciso di far stilare da parte dei presidenti, dei presidenti di quartiere, che ovviamente si sono raccordati con i responsabili dei loro quartieri, una lista di lavori assolutamente necessari. È stato trovato un finanziamento di 200.000 euro, a breve ce ne dovrebbe essere un altro di 300.000 euro e quindi interverremo in tutti gli impianti, non mettendo a norma, ma almeno mettendo in sicurezza. Perché l'altra particolarità dei nostri impianti, non entro nel merito in questa sede, è che ci sono delle cose che forse si potevano fare anche qualche anno fa e che non è stato scelto di fare, non si è scelto di fare. Grazie. Grazie all'assessore per questa sua prima esposizione. L'assessore Marco Strada. Ovviamente il mio ruolo di assessore in provincia mi porta ad affrontare questo tema in un'ottica diversa, nel senso che il tema che è molto caro alle società sportive, che è appunto il tema della gestione degli impianti e la qualità degli impianti, non è un tema che non può interessare la provincia, ma che non rientra nei compiti della provincia, no? Quindi la gestione degli impianti è una gestione, la proprietà degli impianti è una proprietà che è a capo dei comuni e ovviamente le modalità che i singoli comuni poi decidono di dare in gestione a chi concorre ovviamente fanno parte dell'autonomia decisionale dei singoli comuni. Il ruolo della provincia è un ruolo diverso, però credo che sia altrettanto importante, perché io voglio affrontare nel mio breve intervento il tema del volontariato come valore aggiunto in una società civile. Credo che questo sia un elemento di grande importanza, e come davvero il volontariato, se ben radicato, se ben supportato e ben sostenuto, rappresenta quel qualcosa in più, quel salto di qualità che denota una buona amministrazione, un buon governo, da una amministrazione non tanto buona e da un governo altrettanto non buono. Intanto cominciamo a inquadrare che cosa vuole significare per Bologna e per il suo territorio la presenza dell'associazionismo legato allo sport. Sono più di 1.100 le società sportive che quindi, come dire, penso di avere il microfono, quindi alzo la voce. Sono più di 1.100 le società sportive che sono presenti sul nostro territorio e che associano circa 100.000 persone. 100.000 persone rappresentano veramente qualcosa di grande e di assoluta importanza. E che denota complessivamente un territorio, il nostro, sia quello del Comune di Bologna e della provincia, che ha una tradizione altrettanto importante, una cultura altrettanto importante per quanto riguarda ovviamente il tema dello sport. Io credo che lo sport debba, proprio per la sua natura e per il ruolo che esso ha, svolgere principalmente tre funzioni, che sono legati al tema della integrazione sociale, ma è lo sport... Non vi è altra azione che come lo sport in termini di integrazione sociale. Il tema delle pari opportunità, lo sport deve offrire pari opportunità per tutti, e quindi questo chiama anche in causa ovviamente l'essere solidale nel rapporto con gli altri, e il tema del disagio sociale. Ecco, io credo che le amministrazioni comunali debbano lavorare anche per promuovere, valorizzare, portare a valore queste tre azioni. Allora, integrazione sociale. Beh, l'integrazione sociale credo che debba rappresentare una delle azioni più importanti per quanto riguarda le azioni del volontariato. Le società che operano nello sport operano non solo per promuovere lo sport tra i giovani, tra i meno giovani, ma attraverso lo sport vogliono ovviamente promuovere l'integrazione. E noi sappiamo che oggi in una società
multietniche, multirazziale, il tema dell'integrazione sociale è un tema assolutamente importante, perché se non governato bene, ovviamente poi dopo può esplodere in quei fenomeni che noi poi conosciamo, che sono appunto fenomeni di violenza, di microcriminalità, di limitazione delle libertà individuali di qualsiasi cittadino. E allora io credo che sul tema dell'integrazione sociale bisogna lavorare molto. La prima nota dolente è che nell'ambito della promozione sportiva, che ha anche questa funzione legata all'integrazione sociale, sia a livello nazionale sia a livello regionale e spesso anche a livello comunale, vi sono finanziamenti assolutamente insufficienti, a volte anche ridicoli. Se penso ad esempio che la Regione Emilia-Romagna spende complessivamente 100.000 euro per la promozione sportiva, e questi 100.000 euro devono essere suddivisi nell'ambito di tutte le province del nostro territorio, alla fine abbiamo una cifra che ad esempio a Bologna è di 28.000 euro. 28.000 euro per promuovere lo sport e per combattere il disagio e l'integrazione, credo che sia una cifra, come dire, che perfino umiliante. Ecco, no? E allora credo che bisogna da questo punto di vista alzare forte la voce in termini di protesta e impegnarci perché per davvero lo sport entri a far parte a pieno titolo tra quelle azioni che gli enti pubblici debbono sostenere al massimo, no? E valorizzare al massimo. Così come ad esempio le risorse che servono per creare le pari opportunità per tutti. Allora, prima si parlava di un'impiantistica che nel caso di Bologna, io non entro nel merito, perché poi entrerà nel merito chi vorrà, c'è l'assessore competente che dirà la sua, eccetera, però è risaputo che l'impiantistica bolognese è un'impiantistica datata, è un'impiantistica che ha avuto il suo boom in termini di costruzione negli anni 70, quindi parliamo mai di oltre 30 anni fa. E che nell'ambito di, che nel questo periodo, in questo trentennio e passa che è avvenuto, insomma, vi sono ovviamente delle situazioni che hanno portato a impiantistiche che hanno problemi legati alla sicurezza, che hanno problemi legati alla messa a norma, che hanno problemi anche legati alla pari opportunità di sport per tutti. Quando io parlo di pari opportunità per sport per tutti, penso immediatamente ovviamente a quelle persone che hanno diverse abilità, penso a tutti i soggetti disabili. E ce ne sono veramente tanti e credo che debbano essere assolutamente tenuti in considerazione. Beh, allora, se penso che anche da questo punto di vista la Regione Emilia-Romagna stanzia complessivamente 1 milione di euro per tutto il territorio regionale, che per la provincia di Bologna sono 250.000 euro, ed è del tutto evidente oggi che con 250.000 euro in termini di interventi sulle infrastrutture e sulle impiantistiche si fa ben poco, ben poco. E quindi ovviamente bisogna cercare di soluzioni alternative. E allora quali possono essere le soluzioni alternative? Penso ad esempio a tutto il tema del project financing, che bisognerà cominciare ad affrontarlo in maniera seria, in maniera puntuale e ad approfondire. Vi sono intere nazioni del nord Europa, penso alla Svezia, dove tutto avviene attraverso questa scelta strategica. No? E credo che bisognerà cominciare ad affrontare questo tema. Penso ad esempio alla questione che riguarda i PSC. Allora, Bologna è in fase di realizzazione il piano strutturale comunale, PSC è in fase di discussione eccetera, nell'ambito del PSC credo che si possano creare quelle condizioni necessarie perché si possano realizzare nuovi impianti in modo tale di recuperare questo gap di impianti che ormai sono datati e hanno, come dire, gli anni che hanno. E questo è uno degli elementi che bisognerà approfondire in maniera assoluta. Penso ad esempio all'opportunità di ricercare risorse attraverso dei progetti che possono essere progetti innovativi e rivoluzionari. E quando dico questo, che cosa voglio dire? Perché Bologna, ad esempio, non pensa di proporsi per realizzare una cittadella dello sport completamente riservata ai disabili, dopo che ve ne è una sola nel sud e non pensa di poterla proporre al nord, in un momento in cui si discute il PSC? Su questo ci possono essere risorse importanti,
e credo che possa valere la pena cominciare a lanciare delle proposte che sono anche delle proposte provocatorie. Come dire, io parto da questo presupposto, parto dal presupposto che oggi il tema e il valore che ha lo sport nella nostra società non è assolutamente considerato per quello che è. C'è una sottovalutazione generale a tutti i livelli e quindi ovviamente gli enti locali sono parte in causa di questa sottovalutazione. E si traduce il fatto che tutte le volte nei bilanci comunali, provinciali e regionali, quando ci sono ovviamente quando vi è la necessità di tagliare, di ridurre, eccetera, rispetto alle compatibilità di spesa, eccetera, si interviene, e lo sport è uno dei settori dove maggiormente si interviene per ridurre. Questo perché si pensa che comunque c'è il volontariato che è un valore aggiunto, che quindi è un valore importante e può in qualche modo sopperire, questo perché si individuano altre priorità. Allora io credo che di fronte a questa situazione bisognerà anche avviare delle azioni che possono essere anche delle azioni interessanti, che possono dare delle risposte interessanti. Io faccio 2 o 3 esempi e mi dispiace che questi 2 o 3 esempi le faccio su esperienze dirette, perché sembra che uno vuole promuovere se stesso, no? Ma non è questo, ma è perché credo che sia anche queste un po' le azioni che devono essere fatte. Guardate, il bilancio della provincia per quanto riguarda lo sport è un bilancio che assomma 47.000 euro. Io ho 47.000 euro per promuovere, valorizzare e attivare tutte le azioni necessarie perché lo sport, bene comune di tanti cittadini, di tante persone, possa essere sempre più fatto. 47.000 euro, che credo che sia una cosa anche questa ridicola. E ovviamente con 47.000 euro, se io dovessi utilizzare queste risorse, sapete cosa dovrei fare? Dovrei comprare, non so, un paio di migliaia di medaglie, una cinquantina di coppe e ogni tanto regalare, donare una coppa a questa società, a quell'altra, e questo è il massimo delle azioni di promozione e di valorizzazione dello sport che è concesso con le risorse della provincia. Partendo da questo presupposto, partendo che questo sarebbe assolutamente ridicolo e avvalorerebbe sempre di più coloro che sostengono che poi le province tutto sommato sono degli enti inutili e all'interno di questi enti inutili ci sono magari degli assessorati più inutili, e io mi sentirei inutile se lavorassi e facessi dell'attività per la promozione dello sport con 47.000 euro e non facessi quant'altro. Allora ho semplicemente pensato che bisogna, come dire, cercare risorse laddove risorse ve ne sono, insomma, no? E allora oggi risorse interessanti legate a dei progetti che mettono in evidenza il valore dello sport come elemento di integrazione, come un momento di socializzazione, come un momento di pari opportunità, e beh, queste risorse sono risorse che spesso si trovano nelle banche, nelle fondazioni, se ovviamente siamo in grado di presentare dei progetti interessanti. Allora, che cosa ho semplicemente fatto? Ho semplicemente condiviso con coloro che nel mondo dello sport hanno conoscenze e lavorano attivamente e quotidianamente, penso agli enti di promozione sportiva, penso al CONI, penso al CIP, cioè penso a quei soggetti che associano a vario titolo, che non sono esaustivi di questo mondo, ma che comunque ne sono un pezzo di rappresentanza importante, un progetto, che è il progetto che è legato allo sport per tutti e che ha come compito che cosa? Intervenire sull'impiantistica presente sul nostro territorio provinciale per il superamento delle barriere architettoniche, che è quello di acquistare attrezzature e ausili per migliorare l'impiantistica a favore dei disabili, che è quello della formazione, questo è un altro elemento importante, la formazione degli istruttori sportivi. Credo che ci sia anche la necessità che le società sportive abbiano l'opportunità di riqualificare maggiormente i propri dirigenti, quindi c'è un tema proprio di formazione particolare. Ecco, attraverso questo ho presentato un progetto alla Fondazione Carisbo e la Fondazione Carisbo ha finanziato il progetto per 4 anni per un totale di 1 milione di euro. Vedete come con 47.000 euro, che sarebbe una cosa ridicola, ecco la necessità
di ragionare su come realizzare delle proposte interessanti e intelligenti che si traducono poi ovviamente in azioni che si concretizzano sul territorio. Guardate, queste risorse sono poi risorse che ne attivano altre, perché faccio un esempio: con le prime risorse, uno dei primi interventi che abbiamo condiviso è stato quello della realizzazione di un centro velico a Camugnano. Sembra così una cosa da ridere, come Bologna pensiamo alla vela. Sì, pensiamo alla vela perché vi era l'opportunità di realizzare un centro velico per disabili a Camugnano con delle barche a vele per disabili, eccetera. Abbiamo investito 120.000 euro, il comune ne ha messi altri 50, i privati ne hanno messi altri 30, alla fine con 120.000 euro noi abbiamo realizzato un intervento di 200.000 euro. Quindi, come dire, c'è anche la necessità, fermo restando che le risorse sono assolutamente insufficienti, fermo restando che c'è una sottovalutazione del valore che lo sport ha, fermo restando insomma tutti questi aspetti, credo che insomma bisognerà lavorare perché si possono attivare delle risorse, delle sinergie che ci possono permettere davvero di dare delle risposte. Ultima riflessione, poi ho chiuso, è sostanzialmente questo. Ma io penso ad esempio che attraverso anche la realizzazione di eventi sportivi si può portare un valore economico al territorio, alla comunità, e credo anche si promuove anche ovviamente lo sport e le varie discipline sportive. Due esempi velocissimi. Dunque, per la prima volta credo, c'è anche Rizzoli del CONI, che a memoria storica mi supporterà o meno in questa. Per la prima volta noi abbiamo pensato, penso alla provincia di Bologna, in collaborazione col CONI, ma in collaborazione con un certo numero di comuni, fra cui il comune di Bologna, abbiamo pensato che sarebbe importante costruire degli eventi legati allo sport e quindi riportare a Bologna, in maniera molto, come dire, umile se volete, degli eventi che sono nazionali o internazionali, non i grandi eventi, penso, non so, le Olimpiadi, queste cose qua, però insomma cominciare a portare dei campionati nazionali di discipline diverse a Bologna e sul suo territorio, per rilanciare questa grande tradizione, antica tradizione che Bologna ha come città dello sport. E allora quest'anno abbiamo portato diversi eventi, il più importante da un punto di vista di impatto sociale, di movimento economico del territorio, è un evento che si è concluso la settimana scorsa, che è questo evento legato alla danza sportiva. Adesso non so se molti o pochi di voi ne hanno sentito parlare, però insomma la danza sportiva che ha significato per Bologna e per il suo territorio una presenza per 10 giorni di 61.000 atleti, una cosa notevole, che ha significato complessivamente un movimento economico che si attesta attorno agli 8 milioni e mezzo di euro, e quindi in qualche modo, attraverso un evento sportivo si è portato anche insomma risorse al territorio, alla collettività, e quindi si è fatto anche un'operazione di promozione di un territorio e di una città. Ma ad esempio abbiamo deciso di portare, e ce l'abbiamo fatta, i campionati nazionali di box dilettanti. Campionati nazionali di box dilettanti per due ragioni. La prima, perché questa politica di portare degli eventi nazionali eccetera come promozione dello sport credo che sia importante farlo, e quindi sono una decina alla fine gli eventi che noi realizzeremo che riguardano un po' tutto il nostro territorio. La seconda, perché vi sono poi delle discipline che più di altre discipline oggi rappresentano un po' un punto di riferimento per gli ultimi. A me piace sottolineare il fatto che lo sport, e nello specifico la boxe, è stato negli anni 60 una delle discipline di riferimento per coloro che dal sud venivano al nord, e attraverso anche questo tipo di disciplina che è la boxe hanno avviato operazioni di integrazione. E infatti le società sportive delle boxe erano piene. Poi c'è stato un periodo, ed era un periodo da questo punto positivo, dove comunque non c'era più una presenza così forte in queste polisportive che praticavano lo sport, perché probabilmente non c'erano in maniera così forte di nuovo i problemi di integrazione sociale. Oggi è ritornato, perché oggi abbiamo le nostre società delle sportive della box che sono piene di persone che sono di altre nazionalità, extracomunitari, eccetera. E quindi se da una parte questo è, come dire, la cartina al tornasole di una
di una nuova difficoltà di integrazione, di disagio sociale, dall'altra parte però dice come la box in questo caso è la box davvero lo sport degli ultimi, cioè di quelle persone che si trovano in una situazione di marginalità e che magari attraverso questa opportunità avviano un processo di integrazione. Ecco, insomma, io, come dire, che non so se sono andato fuori tema, non lo so, però ci tenevo ad essere presente qui perché fa molto piacere che Rete Unirsi abbia organizzato questo incontro, avviato questa riflessione generale sul tema del volontariato sportivo e della validità che il volontariato sportivo esso ha. Sapevo benissimo che uno degli elementi principali di dibattito qui sarebbe stato tutto il tema che era legato alla gestione degli impianti, ma non poteva essere diversamente, perché insomma la gestione degli impianti, così come è avvenuto, e in questo anno ha creato molto, molto confronto. Io volevo però semplicemente portare il mio contributo legato ad un atto di denuncia rispetto alla sottovalutazione dell'importanza che ha lo sport nella nostra società per le ragioni che dicevo prima, ma anche il fatto che bisogna comunque cercare anche di lavorare di, non dico di fantasia, ma cercare di creare dei progetti interessanti e importanti perché si possono dare lo stesso delle risposte altrettanto importanti. Grazie. Io direi che il nostro incontro si è avviato molto bene, cioè le istituzioni hanno messo in evidenza il loro ruolo di motore, di suscitatore, di coordinatore. Mi è sembrato così l'impostazione sia dell'assessore Patullo che dell'assessore Strada. Adesso vorremmo sentire la voce del volontariato, abbiamo la voce più autorevole che è Enzo Gandolfi, ecco, dovrebbe dirci, ecco, il volontariato come si rapporta a questo tipo di visione della situazione. Grazie dell'invito, cercherò di essere il più succinto possibile, ma come dire, è difficile raccontare, mi sono posto un limite in 15 minuti, 40 anni di impegno, ma ancora più difficile è far capire l'intreccio, il legame che ha unito la realizzazione e la gestione di strutture pubbliche con i contenuti che poi sono stati anche qui anticipati da altri, etici, sociali, che ne facevano un collante unico. Ci sono alcune trasparenze che sono vecchie ormai di 10 anni, che le preparammo nel 99, ma alcune sono anche tutte nuove. Questa è la situazione di Bologna negli anni 60. In grigio, perché non erano neanche particolarmente belli, erano gli unici campi sportivi, erano tutti campi di calcio. Poi c'era lo Sferisterio e poi c'era lo stadio e l'antistadio. Nasce che cosa? Siamo nel boom economico e tante cose sono da fare, ma le risorse sono come sempre, come adesso, quando mai avremo delle risorse? Poche. Lo sport allora era, sì, c'era forse anche la box, ma quasi tutto era calcio, un po' di pallacanestro, almeno il 90% lo si poteva ridurre a questi sport. Nei ceti popolari in particolare c'era voglia di fare, ma di fare subito, perché i ragazzi erano lì, qualcosa per i giovani. Bologna, quella politica, aveva 3 obiettivi. Costruire momenti di aggregazione e avviamento allo sport per i giovani, in questo ambito, gli obiettivi erano anche tanti altri, ma in questo ambito. Coerentemente quindi doveva realizzare delle strutture per dare risposte a queste esigenze e c'erano carenze economiche, c'era tutto da fare, strade, case, piano di rocca, c'era tutto. E contenere i costi. Come risolvere questo problema? Tutti in un colpo solo furono risolti, affidandosi al volontariato sportivo in collaborazione con la città. Per questo motivo, proprio per questo motivo, per riuscire a realizzare questo impegno, in quel periodo fu costituito il Fondo per il Lavoro Volontario. Cos'era il Fondo per il Lavoro? Un po' quello che in altri termini suggerisce Strada: con poco ottenere molto. Fornivano materiali, strumenti, il magazzino di via Carracci, il fattaio Paolini, chi lo conosce, chi è un po' vecchio se lo ricorda, ha consentito migliorare, realizzare a costi ridottissimi e a qualificare molti centri sportivi della città. Infatti in quel periodo come nasceva la storia? Nascevano delle iniziative spontanee, una società sportiva che poi era un gruppo di cittadini che si organizzava, chiedeva il permesso di costruire un bene collettivo per la città. Non si firmavano convenzioni, c'era troppe cose da fare, ma il rapporto col comune era talmente aperto, talmente, diciamo così, diretto, veramente eravamo partner del comune,
e c'era una fiducia reciproca, poi basata sui fatti e sulla consapevolezza che era un'esigenza dei cittadini. E poi non c'erano interessi di lucro, si dovevano realizzare delle cose al servizio dei cittadini. Questo sono alcuni dei positivi dell'impianto che abbiamo costruito vicino a dove abito. Ci sono anch'io là, avevo ovviamente un po' più di capelli. Va bene. Questo è un volontario del centro Agucchi. Quella era la buca, se qualcuno se la ricorda, di via Agucchi, Ponte Lungo. Questa è la buca dopo il lavoro dei volontari. Questa era, diciamo, il fienile al parco nord della Dossa. Questo è il fienile restaurato. Questi sono i 90.000 metri quadri del centro della Barca, che ha rappresentato in un certo periodo storico un modo per risollevare quel quartiere. Questa è la zona del Pilastro, ma dovrei parlare del Biavati, del Casteldebole, San Donato, e di tutti i luoghi dove si è realizzato tutto questo. Questa siamo nel 2000, allora guardate, ho tolto le bandierine grigie, sono sparite, quegli impianti non ci sono più. Ce ne sono due grigi, sono impianti nuovi, li ho usati in grigio perché sono i più disastrati forse della città. Poi ci sono quelli verde un po' più forti, che sono quelli fatti dall'amministrazione comunale, completamente il Cavina, Lunetta Gamberini, Mario, Due Madonne, Arcoveggio. Poi ci sono quelli verdi un po' più chiari, non si vede bene, che sono quelli in cui c'è stato piccolo, parziale aiuto del volontariato. E poi ci sono tutti quelli azzurri, più del 50%, dove il volontariato sportivo ha dato un contributo oltre al 50%, in alcuni casi al 70% nella realizzazione di quegli impianti. Quindi Bologna deve più della metà degli impianti di terra al volontariato sportivo. Poi ci sono i bocciodromi, anche questi con grande aiuto del volontariato sportivo. Per non dimenticare, nel 99, quindi non è quindi una cosa che vorrei risollevare adesso, né in chiave polemica, ma proprio perché è storia, abbiamo scritto un libro bianco, che è stato uno spaccato delle opere fatte, un pezzo della storia di Bologna, per non dimenticare. Un richiamo a valori etici forti che andrebbero rivitalizzati. Si parla sempre di caduta di valori. È l'immagine, ma non di un'utopia, ma di un mondo che era reale, un mondo forse, se si fosse un po' più di voglia, ancora possibile, forse non più, dove le divisioni partitiche avevano lasciato il posto e il passo alla voglia di lavorare insieme per ideali comuni. È stato un fiore all'occhiello di Bologna. Cosa intendiamo quando è stato un fiore all'occhiello di Bologna, quando alcuni di noi dicono questo? Come farò vedere? Farò vedere delle cose che significano che cosa Bologna esportava in Italia come valori. Quali valori in questo ambito la resero famosa, la resero nota, ne qualificavano la vita, ne qualificavano la qualità. Il mondo dell'orientamento sportivo è atipico, perché cerca di unire persone diverse su ideali comuni. Io non ho mai capito perché ci potesse essere delle posizioni o di destra o di sinistra. Io ho sempre detto, ma queste cose raccontiamole in consiglio a tutti, ma chi è che dovrebbe trovare che non è giusto costruire un impianto per i cittadini? Non ho mai capito perché dovesserci necessariamente quella scelta dovesse avere una connotazione politica. Poi magari qualcuno dirà che c'è. Io ho sempre detto, me lo ricordo un vecchio convegno dell'Arci, del 60, dicevano, ma forse in un calcio d'angolo non c'è una componente né marxista, c'è un calcio d'angolo. È un mondo che taglia trasversalmente i partiti. Fra i miei collaboratori, io avevo persone allora che erano democristiane, che erano, allora non era Alleanza Nazionale, che erano comunisti, che c'erano tutti e lavoravamo insieme. Perché è atipico? Perché quel mondo di allora, come dirò, non è più così purtroppo nello sport, non aveva finalità di lucro. Era nato e serviva solo a promuovere e conservare gli ideali più sani dello sport di base. Aveva ed ha ancora dei problemi, perché quando è un mondo debole, un mondo che forse si dà da fare, ma non ha dietro delle multinazionali o quegli intrecci che adesso ci sono dietro lo sport, perché lo sport adesso è diventato qualcosa che ha, partendo dal professionismo, tutto un mondo di elementi economici che però secondo me hanno portato poi tutti i danni che nello sport tutti noi rileviamo, almeno alcuni di noi penso rilevano. Vediamo allora queste cose, per cui alcune sono con banalità, stupidaggini, per dire che cosa fa il volontario che non fa nessun altro, che non fanno le aziende a cui potreste affidarvi. Sareste alzati a mezzanotte, chiamati da un amico che ti dice guarda, si è rotto un tubo, andiamo giù, chiamiamo un altro, il fontaniere, a ripararlo in un'ora, evitare che l'acqua dilaghi nella strada. O andare ogni mattina, quando è fresco, sul campo per annaffiare, quando avevamo gli impianti di irrigazione, alle 5, non alle 6, tutta l'estate.
o alle 11 del sabato accorgersi che l'impianto di riscaldamento è rotto, ci sono tre partite al pomeriggio, l'azienda con cui avete fatto i contratti dice io potrei ripararlo, ma mi serve un pezzo che forli, prendi la macchina, vai a forlì, la riporti, e il pomeriggio si giocano tutte le partite. Chi lo farebbe fra quelle che vincono gli impianti adesso e che non sono parte di questo mondo? Sul piano dell'ottimizzazione, forse nessuno lo sa, è partito da Bologna, ecco un altro fiore all'occhiello, la conquista dell'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico. Ma lo sapete quanti metri quadri di attrezzature noi stiamo utilizzando? Se le avessimo dovute costruire. Eppure, forse non lo ricordate, ma attorno agli anni 70 le palestre si potevano usare solo quelle poche ore a scuola. E tutto quel mondo che adesso ruota attorno alle palestre è nato da Bologna, dalla polisportiva Pontevecchio, per essere chiaro, che solo per questo meriterebbe di, diciamo, avere un posto di privilegio nella storia di Bologna. Quindi quella palestra sono nate, quell'altra, quell'altra, quell'altra. Ogni bandierina è uno spazio in più, a costo zero. È un compito, una vincita, un pregio del volontariato sportivo. Sul piano del risparmio, delle risorse pubbliche e sulla scelta di qualità. Per primi a Bologna abbiamo detto che si potevano fare campionati di calcio a basso livello senza necessariamente giocare in certe condizioni climatiche, per cui alla fine della partita bisognava spendere magari allora 1 milione per mettere a posto l'impianto e bisognava chiudere prima, e il regolamento non lo prevedeva. Per primi abbiamo stilato delle convenzioni e forse ancora siamo i soli in Italia a fare queste convenzioni. Riteniamo cioè che in certi ambiti si possa fare sport risparmiando per la collettività e conservando impianti di alto livello, anche per gli sport minori. Non vogliamo solo che chi giochi in Serie A abbia un prato bello, diciamo così, di erba, ma anche i ragazzini che non andranno mai a giocare allo stadio. Abbiamo imposto la riduzione ai campionati a 12 squadre, proprio perché così è più facile organizzarli e si possono fare i recuperi in quelle situazioni in cui abbiamo sospeso. Sul piano del miglioramento dell'offerta dei servizi, ma l'esigenza di un campo di allenamento, anche questo adesso sembra ovvio, tutti i campi hanno un campo, è nata a Bologna, o perlomeno, io mi ricordo che quando andai in un'altra città non c'era ancora, sapete dove è nata? È nata all'Arcoveggio, il centro Arcoveggio che aveva il bel campo dell'Arcoveggio, dicevano ma non si può usare quel campo anche per fare allenamenti, e cominciarono a costruire il campo là, il secondo campo di allenamento fu al Cristina Bondi, quello che adesso è così. Però sono tutte scelte che hanno qualificato e facevano sì che il volontariato si poneva i problemi del risparmio, della qualità. Una cosa che non può entrare nei regolamenti, non può entrare nei bandi, ed è difficilissimo, tornerò su questo punto. Poi Bologna aveva anche dei problemi, e quindi economici. Allora ci inventammo il budget per permettere di abbattere i costi del comune e non alzare le tariffe. Cosa vuol dire in pratica il budget? Vuol dire... Quanto ha parlato l'assessore prima di quanto spende l'amministrazione comunale? Bene, la maggior parte delle spese sono per i consumi, perché sono lievitati, con adesso tutti hanno impianti illuminati, hanno l'acqua e così. Allora dicemmo all'amministrazione che voleva, prima, funzionava così, anzi, i primi impianti costruiti per i gestori erano, oltre, dopo aver fatto la fatica di costruirli, erano anche un danno, perché le tariffe erano così basse, che chi veniva a giocare sull'impianto pagava molto meno delle spese di chi l'aveva costruito. Poi ci fu una parificazione nel costo delle tariffe e poi a un certo punto non si poteva più andare avanti in quella direzione perché i costi delle tariffe sarebbero alzati troppo. Allora noi dicemmo al comune, quanto spendi? Spendi 1 milione, 1 miliardo? Bene. Noi ti facciamo spendere il 10% in meno se ci dai a noi tutti i soldi per la gestione totale, che è quello che vuoi risparmiare. Questo... sembrava una bella cosa, è vero che è stata applicata. Non abbiamo capito che cosa c'era dietro. Dare del denaro a qualcuno significava attirare, era un miele che attirava anche qualcuno che non era una società sportiva di quel tipo. E questo sarà il danno che è nato ed è il motivo, uno dei motivi per cui siamo in questa situazione adesso. Sul piano sociale poi, perché si è detto che ha un valore sociale, cosa vuol dire? Beh, dare motivazioni sociali e piccoli contributi anche ai anziani che sono in difficoltà, che si trovano rinfrancati, si ritrovano persone che hanno un motivo per vivere, che vengono volentieri, che ci vivono attorno a questi impianti. Sul piano educativo, etico, abituare gli utilizzatori, i ragazzi, i genitori a conservare beni, luoghi e strutture pubbliche. Non è da poco, forse i nostri ragazzi non andranno mai allo stadio a rompere le infrastrutture, perché sono stati abituati che lì, se fanno qualcosa di fatto male, dopo... saranno puniti da noi per primi, ma se c'è un gestore privato, lo sappiamo, uno che non ha questa capacità di interagire anche con l'utente, è molto più difficile.
Allora adesso uno dice, ma poi siete tutti così bravi, è stato tutto positivo. Forse sono stati fatti anche degli errori, eh? Io dico sempre che errare è umano, quindi certamente sono stati fatti degli errori. Ci sono state delle irregolarità, se ne parla, se ne è parlato in questi mesi, sulle realizzazioni delle strutture? Forse sì, per quel motivo di esigenza. A volte si costruì, stiamo attenti, non solo il gestore, non solo, ma società sportiva e comune costruirono senza tutte le autorizzazioni, quelle formali, tutti i passaggi che adesso ci sono, che allora però erano anche molto meno, ma non quelle sostanziali che riguardavano i criteri di sicurezza. Poi se succedeva una volta, se l'amianto era accettato e adesso non lo è più, è un altro problema. Ma perché si faceva così, così rapidamente? Perché c'era l'esigenza di dare una risposta subito a una richiesta dei cittadini. D'altra parte, non c'era un interesse privato, veniva fatto alla luce del sole, in collaborazione con... Chi si poneva il problema di una irregolarità? Solo adesso è venuto fuori questo problema di irregolarità. E voglio fare un esempio. Dopo aver costruito quel campo con tutto quel modello che vi ho detto, negli anni 80, 10 anni dopo, è emersa la necessità anche per il Fosso, il campo che gestisco, di avere un campo di allenamento. Allora, adesso stavolta però no, facciamo tutto in regola, seguiamo la prassi, seguiamo tutte le regole. Forse il prossimo anno, cioè 20 anni dopo, quel campo verrà realizzato. Allora, io non sono un legale e dico una stupidaggine, però io la leggo così. Cos'è la legalità per me? È il rispetto di leggi che servono a tutelare gli interessi di tutti i cittadini. Allora, anche aspettare 20 anni, cioè disattendere per 20 anni un'esigenza, è una forma di illegalità. Alla pari di fare una cosa senza regole. Non a caso, persa la spinta del volontariato, e non solo perché non ci sono problemi economici, anche per quello, ma perché ci sono problemi finanziari, a Bologna non sono stati più costruiti impianti di terra da parte dell'amministrazione, non solo di questa, non solo di quella precedente, già anche con quella Vitali. È da quasi 20 anni che non si costruiscono più impianti di terra, se non ricordo male, forse qualche cosa, qualche, diciamo così, piccola struttura. E si dice sempre che ci sono difficoltà. Anche qui però c'è qualcosa che non mi torna. Dicono che è importante, che lega, che... e poi non si fanno. E si fanno, io insisto, ogni volta lo ripeto, verrà fuori che qualcuno mi dà. E si fanno sempre delle rotonde. Perché dicono, ma le rotonde evitano le morti. Perché qui non evitiamo in modo indiretto delle morti. Sapete che se con una rotonda in meno noi la dedicassimo a fare infrastrutture, beh, ce la ritroveremo un anno dopo quella rotonda. Ma quei... 500.000, 600.000, si parla di cifre così per rotonda, 700.000, so che Anna, so benissimo che sta facendo uno sforzo notevole a recuperare i soldi, dica di fare una rotonda in meno all'anno e utilizziamo quelli per delle infrastrutture sportive. Poniamo il problema in consiglio comunale, vediamo se tutti sono d'accordo che servono comunque soltanto le rotonde per qualificare questa città. L'ultimo amministratore, perché poi alla fine si misurano dai fatti, che fece un'iniziativa per valorizzare il volontariato di fu il sindaco Vitali. Con il patto alla Cappella Farnese, in cui sancì un rapporto, un patto, poi nacque un regolamento che neanche quello noi condividemmo fino in fondo. Però la cosa che più, diciamo così, è stata evidente, che le parole nuove che sono emerse ultimamente sono aprire ai nuovi, avere la paura che i vecchi, quelle polisportive che vengono costruite, potessero avere questo diritto di privilegio che era quasi un danno. Oh, io adesso lì devo spendere una parola. Non è vero che in tutti i paesi del mondo il concorso è il modo migliore nell'ambito pubblico per fare delle cose. Lo sappiamo questo. Negli Stati Uniti, che pure per certi aspetti non condivido, l'università va avanti senza concorsi pubblici. L'importante è che quando uno prende un laureando, prende un ingegnere, prende un ricercatore per farlo, si assume la responsabilità di quello che fa. Se non funziona, non fa un concorso, dice per me tu sei bravo, non voglio parlare, tu vieni con me, perché io se tu sei bravo so che faccio delle cose fatte bene. Quindi non è vero che solo il bando, però si possono fare i bandi, noi non siamo contrari. Basta che non accada quello che è accaduto. Biavati anni 2000, quindi non c'entra questa amministrazione. Vinse al Biavati, nell'anno 2000, al primo bando pubblico, una persona che faceva parte della società Calcio A5. 3 mesi di gestione e se ne andò via. Aveva vinto con un bando di ribasso. Doveva essere una grande fortuna per quel quartiere. Abbiamo trovato uno che faceva spendere 30.000 euro in meno. Dopo 3 mesi se n'è andato e di quei 3 mesi non si sa bene cosa è successo. Però nessuno ha detto che non aveva gestito bene, perché dopo ha partecipato al bando del Corticelli, ha vinto di nuovo. Poi mi hanno detto, e qui non lo so,
magari Anna può dirmelo perché questa è una cosa recente, sembra che abbia perso, che nell'ultimo anno, nell'ultima parte della gestione del Corticelli non abbia fatto tanto bene, tanto è vero che il direttore di quel quartiere voleva prendere i provvedimenti, così, poi non sono stati presi, così. Poi si è riaperto il bando del Corticelli, ma lo sapete chi ha vinto? Sempre lui. Ma guarda un pochettino. E a Savena? Beh, lì lasciamo stare. Lì addirittura ci sono stati due fatti eclatanti. Uno è che... certo, ci dovrebbero essere tutte quelle cose che ha detto, e qualcuno si è dimenticato di mettere per 6 impianti il parametro della qualità. Non è colpa dell'assessore, non è colpa del quartiere perché dice che si poteva fare, non è colpa di nessuno, è colpa delle società sportive che si sono trovate solo la parte economica. È arrivato uno che non sapeva neanche dove erano gli impianti, ha detto beh, 5% in meno, e quindi ha vinto tutti gli impianti. L'unico impianto dove c'era la parte economica abbiamo perso per la qualità. Allora, quando poi si è perso, che cosa è uscito? Erano tutti dispiaciuti che polisportive storiche, e io ci credo che fossero dispiaciuti, avevano perso la gara. Nasce un rammarico da parte di politici, da amministratori, pure ognuno difendendo la posizione, però credo che fossero realmente dispiaciuti, dirigenti, anche amici. Ma erano dispiaciuti perché aveva perso quella polisportiva. Io credo che fosse, dovesse essere diverso per un amministratore. Qualcuno, fra l'altro, per cercare di giustificare, comincia a dire i tempi sono cambiati, quella è storia vecchia, le polisportive che lavoravano in un certo modo. Bisogna che le polisportive smettano di fare solo impianti, debbono imparare a scrivere i bandi, ma voi vedete quello lì, ha fatto un bando di 60 pagine. Io mi ricordo che Ungaretti ha vinto, vediamo, un premio Nobel con una poesia che è mi illumino d'immenso, bisogna saper leggere anche una riga sola per capirne l'importanza. Però devono imparare a fare i bandi per vincerli. Il problema è che invece è sbagliato, non bisogna rammaricarsi perché la città, nessuno si è rammaricato perché la città aveva perso un bravo collaboratore. Uno che faceva le cose necessarie senza verificare nella convenzione. Adesso abbiamo della gente che prende, devo fare questo, aspetta che vado a vedere se c'è. Troviamo una scusa per cui non si può fare, e non la faccio, questa si può fare, no, non è anche questa, proprio quella che, se no devo mandare la gente sull'impianto, quelle le facciamo. Quindi se uno che era stato bravo e aveva perso, e non c'erano state irregolarità nella commissione, io sono convinto che la commissione fosse onesta, va bene, non c'erano neanche comportamenti preconcetti contro di quelli che avevano perso, cosa vuol dire se voi fate una deduzione semplice di logica? Vuol dire che chi ha vinto è il migliore, scusate. Bando aperto, libero, tutti hanno scritto, una commissione che non aveva nessun interesse ha vinto il migliore. Boh. E quindi a Savena cos'è accaduto? A Savena il Cerè, il Bondi, la pista Barbieri, il Campo Mario adesso sono gestiti meglio. Anche al quartiere Santo Stefano gli amici qui della Lunetta e Gamberini confermano che è gestita meglio di quando la gestivano loro. Questa è la foto a febbraio, ne avrei tante perché ho un dossier su questo gestore, della situazione del Campo a Mario. Di solito avevano l'erba i campi, ma non ne vedo molta, no? Così. Questo è il campo invece dove con grande fatica ha avuto un mese e mezzo dopo di quando, e noi ci facciamo anche gli allenamenti, è un campetto che è il nostro, quello che abbiamo gestito. Lì c'è l'erba, forse sarà che forse c'è il sole che picchia meglio, può darsi così. Allora ho detto, ma forse è perché sono io che ho voluto farlo diventare bello per vincere. Sono andato in un altro campo della stessa categoria, il Pilastro, anche lì c'è l'erba. Allora era questa la qualità, quello là era migliore e ci troviamo in questa situazione. Se quindi l'amministrazione ha perso un buon gestore, come almeno sembra dalle foto, di chi è la colpa? Del precedente gestore che non è stato capace di scrivere la domanda? Allora ho provato a farmi un paragone con un altro ambiente. Supponiamo di voler assumere un bravo chirurgo, uno che poi mi deve operare. E sappiamo che c'è sulla piazza sicuramente una persona molto in gamba, ma che però questo qui sa fare il buon bene il suo lavoro. E però sa anche che io debbo, va bene, per legalità, trasparenza, assumerlo con concorso. Come posso fare? Ah, debbo insegnare a questo chirurgo a scrivere bene la domanda. E se lui non ne vuol sapere di imparare questo mestiere di scrivere la domanda, vuol solo fare il chirurgo buono. Vuol fare solo il suo mestiere, questa burocrazia non gli interessa. Devo concludere, se lui non vuole vuol dire che perderà. Sembra quasi quindi che ci rimette solo lui. Ma se domani io devo essere operato da quell'altro che vince che non è bravo? Cioè... senza pensare che perderò anche io, cioè perderà la città che non potrà utilizzare quel bravo chirurgo. Ma io invece penso che se la società di volontariato non vince, chi ha perso non è solo quella società. Sono stanco di dire che mi dispiace per la società. È soprattutto l'intera città che ha perso. Sono soprattutto i cittadini che non hanno più quei servizi che portava avanti il volontariato. Posso far qualcosa? E veniamo nelle cose propositive.
Non sarà meglio allora che il bando sia fatto in modo tale che valutazione di queste qualità sia talmente ovvia che comunque queste qualità vengano descritte, chi le ha deve vincere. Ma non perché si chiama, perché ha quelle qualità e non deve neanche impiegare del tempo, le deve scrivere anche di traverso, diciamo così, alla brutta, ma se sono qualità devono venire fuori. Certamente sono convinto, e l'ho detto sempre, l'amministrazione comunale non vuole, non ha mai voluto intenzionalmente punire o eliminare i gestori storici. Purtroppo però, e secondo me da sperimentali, i fatti sono quello che contano e non le parole, per ora le soluzioni adottate hanno peggiorato la situazione. Perché di cose analoghe a quelle foto ce ne sono delle altre. Ora, devo ancora ammettere che abbiamo un dialogo, è vero, e stiamo cercando proprio in questo intreccio di far capire ciascuno le proprie ragioni. E ci sono dei passaggi in avanti, ci sono ancora delle distanze, che però io sempre spero che con la discussione si riescano a pianare. Perché sono convinto che l'amministrazione sta perseguendo una cosa che idealmente può essere anche corretta, ma delle volte le cose idealmente corrette nella pratica non si traducono difficilmente. Perché è difficile? Come fate a scrivere tutti quei valori in un bando? O pensate che i valori siano solo l'aspetto finanziario, l'aprire la porta, l'aprire in tempo, il segnare le righe per terra dell'impianto? Quei valori etici, come li mettiamo nel bando? È una cosa difficile, sia perché veramente è difficile anche se fossi capace io di scriverla, sia, ed ecco il fatto nuovo, sulla piazza ci sono soggetti nuovi. Questi sì che sono bravi, ma non a gestire, ma sono bravi a conoscere le leggi, a usare gli avvocati, a scrivere i bandi, a imbrogliare chi non è particolarmente esperto. E poi perché concretamente, c'è l'ultimo anello e poi ho finito, è difficile giudicare nel merito guardando delle proposte. Io stesso se guardo la proposta forse avrei avuto difficoltà a decidere se dovevo vincere io o no. Allora è solo la settica proposta che mi permette di, credo che bisogna andare oltre. E più ancora, dopo aver valutato una cattiva gestione, se proprio è così, bisognerebbe però prendere dei provvedimenti di revoca dalla gestione o di esclusione della prossima partecipazione ai bandi, di chi si comporta male. E questo non è mai stato fatto ancora. Sembra che ci siano dei segnali in quella direzione. Questa capacità di prendere provvedimenti, secondo me, non solo sul merito burocratico se uno ha dimenticato una firma che viene scaltata dal bando, ma una volta accertate le inadempienze, non se non sono accertate. E siccome siamo a un anno di gestione, se vengono accertate queste inadempienze, la capacità di prendere provvedimenti sarà una cartina di tornasole della capacità o volontà dell'amministrazione di realmente punire non una società, ma chi danneggia la città. E chiudo con una domanda che si è fatta il relatore. Ma la domanda forse è questa. Io negli ultimi, non solo quest'anno, anche prima della amministrazione precedente, forse noi però siamo ingombranti come volontariato. Siamo ancora attuali? Quei valori che diamo sono ancora quelli che... Ma forse se la risposta è sì, allora cosa si può fare? E non solo limitatamente alla gestione di impianti sportivi per rilanciare tali valori. C'è tante cose che noi vorremmo proporre. Io speravo in questa amministrazione per fare tante cose. Credevo che la gestione degli impianti si risolvesse così, per fare tutto il resto. Invece siamo ancora alla gestione degli impianti e tutto il resto non si riesce, non c'è tempo. Esistono allora dei valori più importanti? Ci vengano detti, ci facciamo da parte e poi sarà la storia a dire che aveva ragione. Io avrei finito.